Buona domenica a tutti, buona domenica pomeriggio. Mazza che capelli ho. Mi sa che devo fare una seduta dalla parrucchiera. Allora, grazie a Federico che ieri sera mi ha segnalato che questo è in pratica non è in tasso, è in pura setola, effetto tasso. Te capì? Perché c'è l'altra versione che mi ha tratto in inganno, invece io ho la versione in setola. Infatti avete visto che si comportava in modo strano rispetto a un tasso, no? Era molto morbido, cioè proprio come la setola, perché è setola, chiaro, no? Te capì? Barbieria Garottese, adesso lo proviamo. Oggi mi sono procurato anche l'acqua calda, già pronta. Te capì? Famo una cosa. Prima di fare qualsiasi altra operazione, vado a prelevare il sapone. Mazza come scotta. Ho dovuto mettere l'acqua nel bicchierino e poi nel microonde. Così si scioglie il sapone. Lasciamolo qua. Altra operazione da fare. Questo li insaponiamo. Bacche di goji e maracuja. Altra operazione, mi metto il prebarba al Noai. Prebarba, base alcolica. Ci vuole, oh. Oggi è una bella barbetta. Mazza com'è alcolico. Il Noai. Dopo aver fatto queste operazioni, posso anche fare altro. Manca il caffè, ma adesso andiamo a farlo, Oggi abbiamo il FATIP Gentile Gold con 7 o'clock Gillette Super Stylus. Apriamola questa Super Stylus. Gillette. Ma come mai la Gillette fa delle ottime lamette e dei pessimi rasoi. Non riesco a capire. Mi sfugge qualcosa.
Non si perde tempo, eh. Si è un po' sciolto il sapone. Ammorbidito. È un'operazione importante questa. Un caffè è meglio caldo però, abbiamo fatto tutto però. Praticamente sono pronto al montaggio. In 6 minuti e mezzo però. Spero vada in onda puntuale il video, visto il tempo che ci ha messo ieri a caricare su YouTube un video di 15 minuti, 2 ore e mezza. Vedremo oggi. Sapone pronto? Vado io, eh. Direi. Vado, carottese. Visto che non è un tasso, posso permettermi movimenti circolari, allora. L'ho maltrattato, eh. Te capì? Spettacolare, oh. Ammazza. Lello, ti piace il montaggio?
Sono già pronto per partire io, eh. Ho iniziato dalla parte più brutta, eh. Fa tip gentile. Prima passata non mi sembra sia rimasto molto, anzi, ma mi sono portato via addirittura dei lembi di pelle, va? Magica questa 7 o'clock. Ma magico anche il sapone, oh. Sono riuscito a montarlo bene, eh.
montaggio capiente. Mi risciacquo ad ogni passata. Così idrato la pelle, no? Aspetta, che c'è un pezzo di soap. Te capì la setola di maiale, allora? Montaggio a stucco. Vado allora di ultima passata contropelo. Mazza come rade, oh. Il FATIP.
Com'è? Adesso va bene, no? Ecco, io vedo solo al televisore poi come viene la rasatura finale, perché non riesco a vedermi allo specchio. Basta. Mi risciacquo. Dov'è la salvietta qua? Basta. Il Fatip Gentile non scherza mica comunque. O'clock, Gillette, una garanzia. Come vi dicevo, fa delle ottime lame. Questa super stainless in alcuni punti mi ha portato via addirittura dei pezzi di pelle. Scendeva in profondità, delle abrasioni addirittura. Questo grazie all'azione di Fatip Gentile, che Gentile tanto non è. È un'azione direi molto potente. Magari il Fatip Gentile sì, può essere utilizzato anche quotidianamente, però non bisogna spingere, perché se no viaggia, è un rasoio che viaggia. Ottime le super stainless di Gillette. Non si trovano però facilmente. Insaponiamo di carottese. Ottima il comportamento del sapone. Avete visto come sono partito dal montarlo in ciotola, che praticamente era un composto di acqua e sapone molto fluido, e trasformarlo in viso in un montaggio, e direi anche sostenuto grazie all'azione anche di questo omega in setola. Setola effetto tasso. Alla fine si vede che è una setola, però grazie di avermelo fatto notare, perché comunque ero stato fuorviato dall'aspetto, si sbaglia, insomma. Bello. Mi sono sentito un po' Maradona durante la rottura. Ma radia bestia comunque quel Fatip lì, eh. Ma che roba. Ammazza. Grazie Lello del pennello. Fa pure rima. Te capì? Adesso mi metto il 2020 Aftershave. Molto complesso. Si avvicina molto un po' agli aftershave americani, eh? Con una carica complessa. Come dicevo, ieri è molto complessa. Però
Gelsomino, cioccolato, gardenia, se non sbaglio. Tanta roba. Oggi ho i fiori oggi. Fammi mettere il B15. Questo oggi mi serve. Più che mai. B15 ci vuole acido ialuronico, riparatore dopo la rasatura. Basta. Io direi di essere a posto a questo punto. Così oggi vado in escursione. Bella rasatura con il Fatip. Fatip gentile, allora. Articolo 1885, allora. Ma sulla confezione cosa c'è scritto? Pennello da barba in confezione regalo. Bah, scrivetelo però, Omega, di cosa stiamo parlando. Se no, uno come fa? Come faccio a vedere? Vabbè, ma si sbaglia, oh. Terapia. Interessante. Il post. Allora, grazie per la chat erotica. Noi ci vediamo mercoledì allora, vi auguro buona domenica, fate i bravi e ho risparmiato l'acqua calda oggi, ne ho usata poca, avete visto? Bicchierino, vabbè, poi il resto l'ho utilizzato dal lavabo per forza, mi dovevo risciacquare, però si comincia così risparmiando, no? Vado, un abbraccio a tutti allora, buona domenica, ciao Lello! Grazie.